Oh, era un po' che non facevo un video a sedere, era un po' che non facevo un video così, no? Face to face tra di noi ragazzi, ma questo smartphone secondo me merita davvero l'attenzione, merita di sedersi un attimo e parlare di quello che è stato il mio mese con S22 Ultra dal Day One, oramai sì, sono passati oltre 30 giorni. Intanto devo ringraziare l'azienda Samsung perché non mi ha rotto le balle quando fai la recensione, quando esce. E sei fuori ogni tempo massimo perché sì, alla fine l'hanno già fatta tutti la review, ma come potete vedere ho voluto aspettare, ho voluto attendere un attimo, ho voluto prendermi tutto il tempo del caso perché beh, qui siamo di fronte al successore del miglior smartphone votato da noi nel 2021. Quindi ragazzi, calma. Oh, ma che fretta c'è poi alla fine? Dov'è tutta sta fretta? Sì, perché alla fine è questo, no? Il principale motivo. Se volevate vedere una recensione per comprare lo smartphone, sicuramente già l'avete acquistato, oppure no, magari c'è qualcuno che ha ancora aspettato il mio giudizio e ovviamente lo ringrazio di questo. Samsung Galaxy S22 Ultra, ragazzi, è uno smartphone veramente completo a 360 gradi, secondo me, ed ecco perché ho voluto aspettare un mese, me lo sono voluto portare a Barcellona al Mobile World Congress, ho voluto vedere se poteva veramente sostituire in toto un iPhone 13 Pro Max dall'autonomia, dalla qualità video, dalla qualità foto, dal display. Insomma, stiamo parlando comunque di un iPhone 13 Pro Max che secondo me è una macchina da guerra per quanto riguarda l'ambito lavorativo. E quindi mi sono detto, ma veramente quest'anno Samsung ha fatto centro a 360 gradi? Mettetevi comodi. Come sempre, ragazzi, lasciate un like a questo video per supportarmi, condividetelo con i vostri amici, con tutti quelli che amano magari il brand e ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube. Vorrei parlare di estetica e design di questo smartphone. Bello, bello al tatto, si riprendono un po' le forme di quello che è l'S21 Ultra nella parte posteriore, quindi nel bump della fotocamera, ma si riprende alla fine quello che è stato il Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Samsung ha fuso, no? I due modelli, quindi ha integrato un solo dispositivo per l'anno, integrando appunto la penna nella parte inferiore. Quindi la penna è inserita nello smartphone, non come in S21 Ultra che andava comprata a parte, che andava comunque inserita in una custodia, oppure te la dovevi ricordare, quest'anno è integrata nel telefono. Querz, quante volte hai usato la penna nel tuo ambito quotidiano in un mese di utilizzo? Zero. Zero volte. Non l'ho mai usata. L'ha usata mio figlio per fare dei disegni. Io non sono un utilizzatore dell'S Pen, vi dico la verità. Però c'è, che me frega. L'occorrenza, quando magari adesso dovrò firmare un embargo, invece di tirare fuori l'iPad, la Pencil, eccetera, lo farò tutto dallo smartphone. Tiro fuori la mia S Pen, eccola qua, firmo l'embargo, lo mando via mail e ho fatto. Però vedete, in questo mese non l'ho mai usata, perché non ho firmato embarghi, non ci sono state nuove recensioni e quindi personalmente non l'ho utilizzata. Ma vi ripeto, nel vostro caso magari potrebbe essere utile ogni giorno per fare una cosa, prendere un appunto al volo, sottolineare un testo, fare lo zoom sul display o banalmente, ad esempio, tiro fuori la penna e mi faccio un selfie, basta un click, banalmente due click per cambiare fotocamera, cioè ci sono tante funzioni che si possono fare con questa S Pen e meno male che è integrata. Esteticamente a me lo smartphone piace, però devo dirvi anche la verità, quest'anno Oppo col Find X 5 Pro ha alzato molto l'asticella per quanto riguarda estetica e design, lui è un po' un mattoncino, un po' un telecomandino. È bello perché i bordi curvi sono premium, perché al tatto è veramente premium, magari ecco, rendeva meglio in un'altra colorazione. Io ho quella nera, non mi lamento per carità di Dio, però bianca oppure il verdino, forse qualcosina di più avrebbe reso. Comunque sia uno smartphone premium a 360 gradi, non c'è il minimo scricchiolio nella parte costruttiva. È vero, non c'è una micro SD, per carità, però comunque ci sono 256 GB di storage nella mia versione, ve la consiglio, non quella da 128 perché comunque foto e video riempiono tanta memoria. E io non ne sento la necessità di una micro SD, oramai mi sono abituato, c'è il cloud, c'è tutto quello che utilizzo e quindi 256 vanno strabene. Mi capisco, non c'è la micro SD, cosa ci posso fare? Non si può fare altrimenti. C'è l'impermeabilità, IP68 lo smartphone, infatti quando pioveva non ho avuto problemi, non ho avuto davvero la paura di utilizzare lo smartphone foto, video e chiamate. Per quanto riguarda le chiamate, ragazzi, la ricezione è buona, si è alzata un pelino rispetto a S21 Ultra,
Se non erro, i valorizzarsi sono anche alzati su questo smartphone, ecco perché prende un pochino di più. L'interlocutore mi ha sempre sentito bene, audio stereo che funziona meravigliosamente, non c'è il jack da 3,5, utilizzate le cuffie wireless oppure un adattatore. La confezione è ridotta a minimi termini, perché trovate solo un cavo Type-C, trovate lo spillino e nient'altro. Lo smartphone, neanche la pellicolina quest'anno, dovete comprare quella Samsung a parte, oppure fate come me, io non ho utilizzato nessun tipo di pellicola, non c'è il minimo graffio. Tocco qua in basso sul display, però ho utilizzato una cover. Quest'anno non ho preso una cover ufficiale Samsung, almeno al momento sto utilizzando una di Cellular Line che vi ho fatto vedere nel suo Instagram di Evo Smart. È una cover molto semplice, trasparente, che comunque protegge lo smartphone. Signori, questo è il miglior display che io abbia mai visto su uno smartphone, in ambito interno, in ambito esterno. Davvero è un display fotonico meraviglioso, 1750 nits di picco massimo, con la luminosità che viene sparata veramente alle stelle quando batte il sole contro. I particolari quando si compra un top di gamma sono questi: sotto al sole il telefono si deve vedere, cazzo, siamo nel 2022, eccolo, questo è un display come anche quello di S22 Plus che si vede bene, cioè io non ho problemi, sto girando un video, mi batte il sole contro il pannello, io devo vedere cosa sto registrando. Cazzo, costa 1000+ euro questo telefono, e meno male che si vede. Poi bello perché contenuto multimediale, 6.8 pollici, quasi un mini tablettino, no? Poi con le funzioni top di Samsung, uno swipe all'interno del telefono, potete usare la modalità split view, comodissima, vi guardate un video su YouTube mentre rispondete al vostro contatto Telegram. Sono funzioni che quando le impari, quando le usi, poi ti mancano in ambito quotidiano. Quindi ragazzi, il display vale quasi mezzo biglietto su questo S22 Ultra. Ho voluto aspettare un bel update che è arrivato su questo telefono, patch di marzo, con alcuni risolvimenti lato bug del software. C'è ancora un buggettino nel mio caso, ad esempio ogni tanto a random, una, due volte alla settimana, si blocca nella schermata di blocco del telefono, devo aspettare 10 secondi, c'è un riavvio della stessa e poi riparte il telefono. Questo è l'unico bug che mi è rimasto con l'ultimo aggiornamento, vi dicevo molto corposo, che ha importato anche le patch di marzo. Lo smartphone è aggiornatissimo, non ve lo so neanche a dire, One UI 4.1 che secondo me va ancora un pochino rodata, con Android 12. Lo so ragazzi, la GPU è targata AMD ed è uno dei rischi alla fine che ha corso Samsung, perché ancora c'è un cacchio di ottimizzato, soprattutto in ambito gaming. Io non gioco col telefono, io amo Apex Legends e gioco su PC, quindi io sono un giocatore di quel cavolo di gioco, veramente ho perso le ore su quel game, ma gioco solo a quello e ci gioco sul PC, magari quando arriverà anche su smartphone inizierò a giocarci. Quindi per me il gaming per me è mouse e tastiera, stop, non ci gioco il telefono, vi capisco, i bug in rete ci sono, quindi l'incompatibilità con i giochi, lo so, li leggo anch'io Twitter, e quindi ragazzi mi dispiace, al momento è così e non ci posso far niente. Servono ovviamente aggiornamenti da parte degli sviluppatori terzi per sistemare anche questa incompatibilità al momento con questa GPU AMD. Lo smartphone comunque gira molto molto fluido, con anche dei piccoli accorgimenti che abbiamo avuto sul canale Telegram di Samsung, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Il buon concetto, che saluto, abbiamo settato lo smartphone con l'animazione a 0.5x attivando l'impostazione sviluppatore, e poi abbiamo alzato la RAM di base a 8 GB. Lo smartphone vola veramente sotto ogni punto di vista. Farò anche un reel, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram guerz86, così lì arriverà il tutorial, ce n'è già uno su come impostare il pacchetto icone che avete visto nel video, nonché anche il drawer con le app in verticale. Quindi se mi seguite lì avete tutti i reel del caso, avete tutti i video fighi che faccio durante la settimana. Quando vi dico completo a 360 gradi, vi dico anche questa cosa: DeX è comodo, è veramente figo, è wireless, basta installare DeX sul PC, con un click trovate l'interfaccia desktop del telefono sul vostro computer. Immaginate il mio setup, io ho due monitor, un monitor lo posso tenere per la produttività per Windows, l'altro ci uso DeX, quindi puoi rispondere a un messaggino al volo, la mail al volo, puoi fare tutto. Vedete, queste sono le piccole cose che quando le impari in ambito quotidiano, quando sai che c'è,
non ne puoi più fare a meno. E non c'è il cacchio di cavo, è wireless, quindi ancora meglio. Che figata! Il wireless è, ragazzi, il futuro. È qua, è già qua. Quindi di conseguenza è una cosa che amo. Che poi vai a recensire uno smartphone da 1100 euro, 1200 euro, non c'è, e dici che però vedi, di là c'è. Ecco la differenza. L'autonomia, 5000 mAh mi hanno permesso tutti i giorni di arrivare a sera con 5 ore di display attivo, con uso misto, quindi 5G, finalmente la SIM 5G, un po' di wifi quando ero qua in ufficio, comunque l'autonomia non è uno dei problemi del telefono. La ricarica rapida massima è da 45 watt e non ci sta il caricatore in confezione. Questo è un punto che ancora in Samsung non riescono ad arrivare alla concorrenza, oppure non vogliono arrivare alla concorrenza, perché c'è da dire anche questo. No, non gli manca la tecnologia da mettere un caricabatterie da 150 watt. Al momento è così. Su questo fattore voglio sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Comunque, l'autonomia, vi dicevo, non è un problema del telefono. Ragazzi, foto e video dello smartphone. Vi faccio passare adesso a degli scatti, ma ho fatto praticamente, forse sono stato l'unico a fare tutti i versus con i top di gamma, quindi video, li avete visti, rivisti, stravisti, non vi voglio neanche rompere le balle. Belli fluidi, stabili, buono audio, davvero si può finalmente lasciare da parte iPhone per registrare le recensioni in esterna con questo telefono. Ma che foto fa? Ma che foto fa? Ragazzi, ecco, la grandangolare, vi dico, secondo me vince Oppo Find X5 Pro con l'IMX 766, ma la 1x, la 3x, ho fatto una foto al mio canino, alla mia canina, Penny, cioè veramente raga, punta e scatta, l'ho messo anche in posizione incredibile, boom, uno scatto fantastico. Poi mi sto divertendo con RAW, post-produzione delle foto con Lightroom, ragazzi, fighissimo. Veramente fighissimo. Potete prendere o Expert RAW dal Galaxy Store oppure schiacciate modalità Pro sul telefono e niente, vi salverà un JPEG, una foto RAW, ve la potete elaborare, una gamma dinamica viene fuori, una roba incredibile, e poi la 10x a mano libera. Ma cavolo, ma io dal Piazzale Michelangelo ho preso il Duomo. Ma raga, una roba fotonica, veramente fotonica, una precisione di messa a fuoco sulla 10x next level, veramente next level. Poi fotocamera frontale 4K a 60 fps, modalità ritratto, selfie a 40 megapixel, cioè questo è un camerafone, stop, basta, non c'è altro da dirvi, cioè io vi potrei stare qua a raccontare la scheda tecnica dalla mattina alla sera, ma in realtà contano i fatti. Modalità notturna che è migliorata e lo vedete negli scatti che sono passati, anche messo a confronto col Find X5 Pro, secondo me sta altamente al pari, che era uno dei difetti dell'S21 Ultra. Se sei arrivato fin qua vuol dire che la recensione non ti ha annoiato, e questo per me è un plus assolutamente. Questo è lo smartphone che io scelgo anche per quest'anno, quindi il 2022 lo passerò con S22 Ultra, perché a mio avviso è stracompleto a 360 gradi ed è un top di gamma a tutti gli effetti. Si è perso lo stile della serie S, si è guadagnato un pennino, si è guadagnato un mix tra S e Note. Lo smartphone perfetto non esiste, ma questo ci va veramente, ma veramente vicino. Ragazzi, credetemi, è un top, e se avete il budget, se volete comprare un top a 360 gradi, S22 Ultra è la realtà ad oggi in commercio che potete acquistare, soprattutto perché io sono tranquillo, lato update, lato post vendita, lato veramente, vi ho detto, funzioni che la MIUI ne ha fin troppe, quindi non ho nessun tipo di problema nel promuovere a pieni voti questo S22 Ultra. Ovviamente quando si parla così, quindi quando si promuove, quando si comunque premia uno smartphone a questo livello, ci sarà sicuramente chi non è contento, chi non è della mia stessa idea, e finché ci sarà educazione io sono qua per voi a rispondere tranquillamente senza nessun tipo di problema. Il mio setup smartphone lo vedrete in un video dedicato, quindi non c'è solo S22 Ultra, ma vi farò un video dedicato, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi attendo qua sotto nel box dei commenti, anche per questo oggi Bongwerz vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo prossimamente per una nuova review. Ciao a tutti!